alla donna disse: «I tuoi dolori e le tue gravidanze con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». Ma sei di nuovo andata in giro a sperperare del denaro? Sono stata io che ho procurato tutto quel denaro! Ma finora quanto sei riuscita a restituire? Sono stata io che ho messo la firma di papà. Pensi che potrebbero dimenticare la loro mamma se andasse via del tutto? E quando mi ricapitava un posto così buono? E si ricordi che è stato suo marito a costringermi a tutto questo? E continua così, entro un mese mi troverò a marcire al cimitero. Adesso guardami, sono come un uomo che è scampato da un naufragio sopra un relitto. Nora, bisogna che tu dica tutto a tuo marito. Insomma, non potrai educare i miei figli, perché io non ho nessuna intenzione di affidarteli. Ho bisogno di essere madre. I tuoi figli hanno bisogno di una madre. Ti rimanda indietro la tua ricevuta di vittoria. La mia piccola Nora brancola nel buio. E per questo io non posso più stare qui. Me ne vado stasera e dormirò da Cristina e poi domani me ne andrò via. Tu parli come una bambina, tu non capisci la società nella quale vivi. No, non credo più nel meraviglioso. No, aspetta, invece io sì, io ci voglio credere.